si sono svolte a Siracusa, presso il centro commerciale I Papiri, una serie di dimostrazioni gratuite, denominate Le nostre idee per la tua Pasqua, organizzate dall'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiare Bene e Non Solo. Sabato 12 e domenica 13 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20, sono stati allestiti dei laboratori di decorazione, allestimento della tavola pasquale, cucina e creazione di uova, con materiali di uso comune realizzati da un pool di esperti e professionisti del settore. Lo scopo della manifestazione è stato quello di far interagire il pubblico promuovendo la cultura del territorio e le tipicità enogastronomiche in occasione della Pasqua. Nell'angolo dedicato alla preparazione del pane pasquale, allestito dal panificio Garofalo, Maurizio Di Luciano ha mostrato al pubblico presente le tecniche e i segreti per la realizzazione delle tipiche forme di pane, che un tempo venivano preparate assumendo un ruolo votivo imprescindibile, legate alle tradizioni religiose. Le forme più variegate, pesce, spiga, coroncina, colombine e molte altre, sono state abilmente create dalle mani esperte di Maurizio. Una volta infornato e cotto il pane, ancora caldo e fragrante, è stato fatto degustare al pubblico curioso e interessato. Di altrettanto interesse sono stati i laboratori dedicati alla creazione di uova e soggetti pasquali decorati con l'arte del cake design. I prodotti utilizzati durante le dimostrazioni sono stati messi a disposizione dalla ditta Modecor e dalla ditta CMC, che si trova in via Montorsoli a Siracusa. Nella giornata di sabato 12 aprile, la cake designer Melania Zanti ha realizzato, durante la mattinata, un simpatico coniglietto a base di pasta di zucchero. Con molta pazienza e precisione, Melania ha dimostrato i vari passaggi per realizzare questa originale idea pasquale, che ha attirato l'attenzione di grandi e piccini. Nel pomeriggio Melania si è dedicata alla decorazione di un uovo con delle finissime rose con la pasta di zucchero. Domenica 13 è stata la cake designer Sabina Pronio ad allietare il pubblico presente, realizzando un uovo finemente decorato, arricchito di trine e merletti realizzati con i prodotti messi a disposizione dalla Modecor. Lo chef Roberto Donzella ha mostrato le tecniche per realizzare originali decori per l'abbellimento delle uova di cioccolato con la pasta di zucchero e la ghiaccia reale, realizzando originali rose colorate e delicati ricami. Nella giornata di domenica, lo chef ha realizzato un piatto della tradizione pasquale, le costolette d'agnello al timo sul letto di spaghetti di patate. Il pubblico ha potuto assistere alle varie fasi di preparazione, cottura e decorazione del piatto. Roberto Tardino, esperto nell'arte dell'intaglio della frutta e della verdura, ha realizzato con pazienza e precisione delle splendide sculture vegetali, riproducendo soggetti floreali e non solo, con zucchine, carote, meloni, peperoni e molti altri vegetali, insegnando a chi ne ha fatto richiesta le tecniche per la loro creazione. Altro laboratorio che ha destato molta curiosità è stato quello dedicato al confezionamento di colombe e uova,
utilizzando materiali di uso comune. Laura Rossitto, coadiuvata dalla sua collaboratrice Roberta Vindigni, ha confezionato le uova decorate e le colombe messe a disposizione dalla pasticceria Brancato di Siracusa. Molte sono state le creazioni effettuate da Laura e Roberta, che con molta abilità e fantasia hanno creato confezioni con tovagliette, carta, fiori e molto altro. Anche gli alunni dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia hanno dimostrato la propria bravura, effettuando l'allestimento della tavola in occasione della Pasqua, dimostrando come il semplice dettaglio di un tovagliolo piegato in maniera insolita contribuisce a trasformare la tavola. I ragazzi hanno creato ventagli, fiori e figure, spiegando le tecniche per la loro realizzazione. Esempi di tavole allestite in occasione della Pasqua sono stati realizzati dal maître del Grand Hotel Ortigia, Antonio Mancarella, e dal maître del ristorante La Trota, che con grande professionalità e savoir-faire hanno dato consigli agli interessati. Durante le giornate di sabato e domenica, in collaborazione con la ludoteca Il Covo dei Pirati, le mascotte di Peppa Pig e di Paperina hanno contribuito a rallegrare l'atmosfera, donando ovette di cioccolato ai più piccini e mettendosi a disposizione per fotografie ricordo, a cui non hanno resistito neppure i più grandi. I bambini sono stati protagonisti anche dell'apertura del maxi uovo di cioccolato al latte realizzato per l'occasione, del peso di oltre 10 kg. La cioccolata è stata poi distribuita nel corso della serata. Di grande importanza la presenza degli alunni dell'Istituto Alberghiero Federico II di Svevia di Siracusa. I ragazzi, coordinati dai professori Gaetano Bongiovanni, Liborio Trincali e Roberto Donzella, hanno accolto il pubblico dando informazioni sull'evento e collaborando con gli esperti del settore nei vari laboratori allestiti. L'interesse con cui il pubblico presente ha partecipato alle dimostrazioni ha confermato l'importanza di eventi di questo genere nel settore enogastronomico, un settore in costante crescita e trasformazione che necessita di continui aggiornamenti. L'associazione Mangiare Bene non solo organizza eventi nel settore enogastronomico con l'obiettivo di promuovere e diffondere la cultura alimentare ed enogastronomica. A tal proposito organizza corsi di cooking chef, baby chef, caffetteria, latte art, cake design, cucina creativa e dimostrativa, flair bartending, degustazioni e tanto altro per principianti e professionisti. Collegandosi al sito mangiarebenenonsolo.it si ha la possibilità di iscriversi gratuitamente all'associazione, usufruendo di agevolazioni e news sui corsi, di sconti presso negozi, ristoranti, pizzerie ed attività commerciali convenzionate. mangiarebenenonsolo.it Facebook, Twitter, YouTube.